Buongiorno, io sono Sabrina Nano e per il format vi do il benvenuto a questo terzo webinar del ciclo Dati territoriali e strumenti per migliorare l'accesso e l'utilizzo che Formespia realizza nell'ambito del progetto Italia Login, la casa del cittadino che Formez realizza per conto di Agid. Questo è il terzo webinar di un ciclo che è iniziato nel mese di giugno, nel quale abbiamo affrontato temi di approfondimento sui dati territoriali e oggi il webinar di oggi è sul sistema di registri e sulla gestione dei codici di riferimento. A tutti i webinar è possibile registrarsi attraverso la piattaforma Eventi.pa. È previsto un quarto webinar a chiusura del ciclo che realizzeremo nel mese di settembre. Ancora non è stata definita la data, verrà definita a breve sia la data che il programma. Il tema saranno le nuove funzionalità del catalogo RNDT. E comunque ne avrete comunicazione dai soliti canali di comunicazione che sono sia il sito Eventi.pa, il sito dati.gov.it, il portale Geodati RNDT e i soliti canali di informazione che sono il sito Agid, il sito Formez, insomma chi realizza e promuove queste iniziative. Speriamo che continuino a riscuotere l'interesse che hanno riscosso finora. Chi non dovesse aver avuto la possibilità di seguire i webinar precedenti ne ha la possibilità perché sono visibili su Eventi.pa, dove sono disponibili sia le registrazioni che i materiali utilizzati. Il webinar di oggi, come dicevo, è sul sistema dei registri e sulla gestione dei codici di riferimento. A breve lascerò la parola a Gabriele Ciasullo di Agid che farà una introduzione a questo webinar, agli argomenti trattati. E poi ci saranno gli interventi di Lorena Hernandez e Emanuela Ipur, che Lorena è la responsabile per il progetto Elisa Action, mentre Emanuela Epure è la sviluppatrice del registry. Segue poi la presentazione di Antonio Rotundo, che invece sarà sul sistema di registri Inspire in Italia. Lasciamo uno spazio per le domande e risposte. Vi chiedo di fare domande durante le diverse presentazioni nella chat, noi le raccoglieremo e le proporremo al termine degli interventi. Chiedo a Gabriele di attivare la sua webcam in maniera tale da poter iniziare con il suo intervento. Grazie, grazie Gabriele. Grazie Sabrina, buongiorno a tutti, benvenuti. È un tema un po', diciamo, un po' particolare quello che trattiamo, in generale sui dati geografici, quello che trattiamo oggi è ancora un po' particolare, ancora più particolare. Il tutto, diciamo, nasce, da una evidente necessità, sulla interoperabilità dei nostri dati, delle nostre attività, dei servizi, insomma. E a questo proposito volevo in qualche modo, diciamo, introdurre questa tematica partendo proprio da questo concetto che è determinante per tutto ciò che ha a che fare con la gestione dei dati, con la gestione di attività connesse all'erogazione di servizi. Questo qua, che vedete, è appunto il quadro europeo di interoperabilità, che prevede, diciamo, si basa su quattro layers ben specifici, oltre quello legale, quello organizzativo, poi abbiamo due ambiti più tecnici, ovvero quello della interoperabilità tecnica in senso stretto e la interoperabilità semantica. Abbiamo già visto nello scorso webinar alcuni aspetti legati all'applicazione dello standard GeoDKP. Abbiamo visto come attraverso l'applicazione di quello standard abbiamo potuto in qualche modo realizzare su tutti e quattro i livelli di interoperabilità, abbiamo potuto realizzare in sostanza un processo che appunto consentisse una adeguata
attività sui metadati, sia per quanto riguarda il catalogo nazionale territoriale, sia per quanto riguarda il catalogo nazionale dei dati aperti. Quindi abbiamo visto come attraverso l'applicazione di questo standard sono stati applicati i quattro layers di interoperabilità che qui vedete evidenziati in questo schema tratto appunto dall'EIF europeo. Una cosa significativa da questo riguardo, premesso che appunto una delle parti più complicate, più difficili dal livello di interoperabilità è quella relativa alla parte organizzativa. Questo layer sostanzialmente è quello che più necessita di interventi da parte delle amministrazioni per coordinare le azioni, per coordinare le attività. Anche in questo caso, per esempio, del registro, dei registri, superati gli aspetti normativi, superati gli aspetti tecnici e semantici, la parte organizzativa, cioè coordinare le amministrazioni in modo che si vada verso una direzione di utilizzo di questi registri, è la parte un po' più, diciamo, complicata da affrontare. Il tutto poi è anche un aspetto di governance, perché in effetti questi quattro livelli attribuiscono alle amministrazioni, come dire, una necessità di operare in una certa direzione. E in questo quadro la parte di governance, quanto più alta viene assunta, tanto più può essere efficace. Nel mondo dell'informazione geografica, InSpider rappresenta appunto certamente un esempio di attuazione del quadro di interoperabilità che comprende appunto i quattro livelli che dicevamo prima, che dicevamo poc'anzi. Quindi le decisioni prese a questo livello, appunto a livello più alto, possono avere, specialmente poi se viene effettuato a livello europeo, possono avere una ricaduta sui vari stati membri e quindi anche sulle varie amministrazioni di ogni singolo stato. Questo è un elemento molto importante che ci consente, se non altro, di dare corso a delle attività coordinate con gli altri paesi. E l'esempio, appunto, anche la presenza oggi di Lorena e di Emanuela, che ci presenteranno poi in dettaglio le loro attività, ci fa dire appunto, insomma, che di questa collaborazione con il Centro di Ricerca della Commissione europea e quindi con le attività rivolte non solo all'Italia, ma anche a tutti gli altri stati comunitari. Ecco, nel quadro europeo di interoperabilità molto importante appunto sono i principi di interoperabilità, sono 12 principi su cui il concetto di interoperabilità si basa. A questo riguardo, al di là della mera elencazione di questi principi, mi piace sottolineare che sono il centro di attenzione tutti i principi, è sempre il cittadino, è sempre l'utente e quindi insomma la tecnica non è che deve prevaricare questa necessità impellente, questa necessità su cui non si può discostare. Il centro di attenzione è sempre un soggetto a cui noi dobbiamo rendere conto con le nostre attività, quindi non possiamo creare aspetti meramente teorici, ma dobbiamo osservare le esigenze e quindi garantire poi l'erogazione di dati e servizi in una modalità che è propria, che consente di avvicinarci ai fruitori di questi nostri servizi. Ma esempi banali sul multilinguismo, sulla sicurezza e vita privata, semplificazione amministrativa, sono tutti riusabilità, sono tutti principi che vanno a impattare e che vedono al centro della nostra attenzione il cittadino. L'esplicitazione di questi principi ci racconta proprio questo. Tra l'altro, insomma, nella documentazione di questo quadro di interoperabilità sono esplicitati in modo dettagliato questi principi, tra cui mi piace segnalare la neutralità tecnologica, no? Dove appunto c'è un invito alle amministrazioni a evitare, ridurre al massimo un'eventuale dipendenza tecnologica e quindi evitare di imporre tecnologie o prodotti specifici a coloro che poi sono i destinatari delle nostre attività. Un accenno di queste azioni che noi mettiamo in campo, partendo appunto dal tema dell'interoperabilità che guida un po' tutte le nostre mosse,
si ritrova poi anche negli obiettivi che in qualche modo sono stati individuati attraverso il piano triennale. Il piano triennale, che questa è l'edizione 2020-2022, la quale insomma, diciamo, attualmente si sta cominciando a lavorare per fare l'aggiornamento annuale previsto, però la cosa importante, appunto, che è preliminare da dire, è che tutto segue come dire, le azioni già svolte con il piano triennale precedente. Per esempio, insomma, sul mondo dell'informazione geografica ormai è evidente, è stato più volte ribadito, è stato più volte sottolineato che per tutto ciò che riguarda appunto l'interoperabilità tecnica, per tutto ciò che riguarda la standardizzazione dei dati, l'accesso, la fruibilità dei dati, si applicano le regole di implementazione della direttiva Inspire. Poi, per quanto riguarda gli aspetti relativi al licensing e alla tariffazione dei dati, qualora si dovesse applicare un costo marginale per rendere i dati disponibili secondo il paradigma Open Data, si applicano in questo caso le norme derivanti dalla direttiva Public Sector Information. Questo perché le azioni sui dati in questo ultimo periodo si stanno sempre, diciamo, più arricchendo di iniziative sia a livello nazionale che a livello europeo, e quindi ci sono documenti, decisioni, norme che in qualche modo si stanno nel corso degli ultimi periodi, nel corso degli ultimi tempi, si stanno, diciamo, sovrapponendo tra di loro e quindi danno degli indirizzi che più, a volte possono sembrare contrastanti, ma invece quello che è molto chiaro è che appunto garantire il coordinamento tra varie normative bisogna capire appunto gli ambiti di applicazione delle normative stesse. Quindi, per quanto riguarda l'informazione geografica, tutto ciò che riguarda l'impalcatura della direttiva Inspire resta un elemento, diciamo, dirimente. Tutto ciò poi che in qualche modo ha a che fare con la disponibilità dei dati geografici ai fini di un eventuale riutilizzo, allora in quel caso rientriamo nell'ambito di applicazione della direttiva Public Sector Information. In questo, diciamo, anche il nostro piano triennale, insomma, rispecchia questa esigenza e questa possibilità. Quindi, dicevo, obiettivo c'è cioè la condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni e l'utilizzo da parte di cittadini e imprese. A questo livello sono stati previsti, li faccio, diciamo, queste tre azioni, di cui una riguarda le basi dati d'interesse nazionale, poi i dataset aperti di tipo dinamico, una novità introdotta con l'ultima direttiva sull'utilizzo dell'informazione del settore pubblico, ma più specificatamente per quanto riguarda il mondo dei dati geografici. Cioè abbiamo l'aumento del numero di dataset resi disponibili attraverso i servizi di dati territoriali secondo la direttiva Inspire. Quindi ci sono obiettivi specifici per quanto riguarda l'informazione territoriale. Andando avanti con l'obiettivo relativo alla qualità di dati e metadati, ci sono anche qui dei risultati attesi specifici. Uno riguarda in particolare appunto l'aumento di dataset con metadati di qualità conforme agli standard europei e dei cataloghi nazionali. Quindi anche qui abbiamo un'azione specifica per quanto riguarda appunto il mondo dell'informazione geografica. Poi abbiamo il terzo obiettivo principale, la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. In questo ambito, diciamo, ci sono azioni che vanno, scusate, torno un attimo indietro, azioni che vanno a impattare sulla strategia nazionale dei dati. A questo proposito, ricordo appunto una norma dello scorso anno, il cosiddetto decreto semplificazioni, prevedeva appunto l'adozione di una strategia nazionale dei dati da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi, presumibilmente, nei prossimi mesi ci sarà questa norma, questo DPCM, previsto l'adozione di un DPCM. Posso dire a questo riguardo che abbiamo lavorato anche con il Dipartimento per predisporre una bozza, diciamo, di dei documenti, un documento di riferimento per l'adozione di questa strategia nazionale. Parola veloce per quanto riguarda le licenze aperte. Agid già dal 2016, con le proprie linee guida, ha previsto l'adozione, nel caso in cui l'amministrazione debba rendere disponibili dati di tipo aperto, è stata prevista, appunto, viene raccomandata, viene promossa l'adozione della licenza CC BY, che è la licenza che consente appunto la massima apertura e il massimo riutilizzo possibile da parte di tutti.
Quindi, diciamo, la formalizzazione di questo aspetto potrebbe avvenire all'interno di questa strategia nazionale dei dati. Un riepilogo sulle attività di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico da parte di AGID. Appunto, AGID gestisce il catalogo nazionale dei dati geografici che risponde al dominio geodati.gov.it, il catalogo nazionale dei dati aperti al dominio dati.gov.it. Poi un'attività molto importante, appunto, l'abbiamo presentata nello scorso webinar, quello dell'applicazione, l'implementazione dell'applicazione dello standard GeoDKP. È una cosa molto rilevante che si lega poi al tema che affrontiamo oggi, la definizione di modelli dati, ovvero sia noi attraverso un supporto che abbiamo dato alle amministrazioni, in particolare i due esempi più recenti sono quello del SINFI e quello del PEL, abbiamo in qualche modo supportato le amministrazioni per far sì che attraverso la loro attività di gestione di queste due infrastrutture, quindi il SINFI e sono le infrastrutture nazionali, un sistema federato, appunto, voluto da anche questo, in questo caso da una direttiva europea, e che il MISE, appunto, titolare, sta realizzando questo sistema, sta implementando questo sistema, è stato realizzato sulla base di questo modello dati che noi abbiamo aiutato a costruire in coerenza con altre regole nazionali sui database geografici in particolare e con le regole di implementazione della direttiva Inspire. Quindi questo modello dati è prettamente e nettamente, pienamente interoperabile con i database geografici regionali. Ed è direttamente interoperabile con il sistema PEL, ovvero la piattaforma realizzata da Enea per quanto riguarda la gestione dell'illuminazione pubblica. Anche in questo caso abbiamo dato un forte contributo alla realizzazione di questo data model. Qua è importante sottolineare che appunto il tipo di attività svolto in combinazione con le amministrazioni titolari del dominio e non in una situazione di assoluta anonimità, come a volte può capitare. Quindi noi abbiamo lavorato seguendo le esigenze delle amministrazioni per rendere disponibili strumenti che garantissero una interoperabilità concreta, non un aspetto solamente teorico. Il sistema dei registri Inspire, per la gestione di vocabolari controllati è il giusto e il necessario corollario a quello che dicevamo prima. Sia quindi alla definizione dei data model, sia allo sviluppo di possibili ontologie. La questione del sistema di registri rappresenta appunto lo strumento con il quale, che adesso poi nelle presentazioni successive verrà dettagliata nei suoi aspetti sia tecnici sia operativi, rappresenta insomma, lo strumento attraverso il quale si possono gestire un insieme di vocabolari, un insieme di tassonomie, di codici, di liste di codici che noi utilizziamo, possiamo utilizzare di volta in volta nelle nostre applicazioni, nell'implementazione dei nostri servizi. Il riferimento a questi vocabolari rappresenta un elemento importante e garantisce che il significato di un termine di nazione sia quella ed esclusivamente quella, che non ci siano sovrapposizioni, che non ci siano diciamo, diverse interpretazioni di un termine. Il sistema di registri quindi è un punto di accesso centrale per un numero di registri gestiti a livello nazionale. Questo è sia in ottemperanza ad un regolamento europeo per quanto riguarda appunto l'implementazione della direttiva Inspire, sia una necessità attraverso uno strumento attraverso il quale un paese, quindi l'Italia in questo caso, può pubblicare estensioni di codici già definite a livello europeo. Quindi a livello europeo, sia nel mondo Inspire, sia al di fuori del mondo di informazione geografica, esistono dei vocabolari definiti, bene, attraverso il sistema di registri è possibile appunto estendere questi vocabolari secondo sulla base delle esigenze nazionali, quindi aggiungere dei termini che vengono gestiti a livello nazionale. Quindi il sistema di registri consente di assegnare un codice univoco a queste risorse che vengono poi utilizzate in varie infrastrutture, in varie applicazioni, o secondo necessità delle amministrazioni che poi le utilizzeranno. L'idea del sistema di registri Inspire d'Italia nasce appunto
nell'ambito di una strategia, di un'azione di coordinamento tra AGID, ISPRA e il Ministero della Transizione Ecologica, prima il Ministero dell'Ambiente, e appunto per l'attuazione della direttiva Inspire in Italia. Consente la pubblicazione e gestione di vocabolari controllati, elenchi di codici, tassonomie, eccetera, eccetera, garantendo appunto la univocità e la persistenza degli identificatori. Quindi non ci sono possibilità di sovrapposizione, non ci sono ambiguità. E consente di adempiere a quanto previsto dalle regole di implementazione della direttiva Inspire, come dicevamo prima, di cui insomma, appunto rappresenta un'estensione che consente di soddisfare le eventuali esigenze nazionali. Un piccolo resoconto, insomma, diciamo, sulla questa azione, su questa attività svolta da AGID, che parte appunto dalla fine del 2017. Quindi in questo periodo abbiamo potuto provare una versione beta, abbiamo potuto da dare corso ad una prima versione ufficiale con alcuni registri. Siamo poi siamo stati inclusi già da luglio 2018 nel sistema, nella Federazione Inspire dei registri europei. Quindi, insomma, diciamo, c'è un collegamento diretto, immediato a livello europeo con appunto la Federazione Inspire. E adesso, recentemente, appunto, stiamo per mettere appunto la nuova versione, la versione 2.0, di cui ci parleranno dettagliatamente gli interventi successivi di Emanuela, Lorena ed Antonio, che ringrazio fin d'ora per la loro attività e per il loro supporto al raggiungimento di questi obiettivi. Io avrei terminato qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Vedo che il numero, stante il tema, è comunque un numero significativo. Passerei l'attenzione a Sabrina per il prossimo intervento. Grazie a tutti e a dopo. Grazie Gabriele. A questo punto chiederei a Lorena Hernandez di attivare la sua webcam in maniera tale che poi possa avviare il suo intervento. Grazie, Grazie Sabrina, grazie Lorena. grazie a tutti per essere qui e soprattutto per averci invitato a questo evento di 20PA per spiegarci che cos'è questa soluzione, Registry, a cosa serve e un po' le sue caratteristiche. Quindi, senza perdere più tempo, vi faccio vedere qual è l'agenda per oggi. Prima di tutto ci presenteremo. Dopo diremo che cos'è il registry per quelli che non lo sanno ancora, anche se Gabriele ha fatto una buona presentazione e ha indicato alcune delle sue caratteristiche più importanti. Vi spiegheremo brevemente come è nato e soprattutto come continuerà. E dopo vi diremo per chi e per cosa può essere utile il registry. E dopo darò la parola a Emanuela che vi racconterà più specificamente i dettagli tecnici del registry, le differenze con il registry versione 2 che stiamo facendo vedere oggi. E dopo vi dirò un po' come funziona, sia dal punto di vista di interfaccia pubblica che dietro le quinte. E finalmente vi diremo dove trovarlo per iniziare ad utilizzarlo. Per ultimo, non volevamo andare via, diciamo, senza farvi vedere un tool che non è nuovo, uno strumento che si chiama di Federazione di Registri, che siamo sicuri che può essere utile, soprattutto in questo contesto di evitare di fare silos, di spazi di dati europei. Quindi questo lo vediamo più tardi. Quindi, chi siamo? Siamo la mia collega Emanuela Epure, sviluppatrice principale del registry, e io, Lorena Hernández Quirós, responsabile di progetto per l'azione di interoperabilità ELISE, del programma europeo di interoperabilità che è appena finito. E tutte e due lavoriamo al Centro Comune di Ricerca, che per quelli che non siete tanto familiari con l'organismo della Commissione europea sarebbe il servizio scientifico e di conoscenza appunto della Commissione che ha per missione sostenere le politiche che succedono in Europa in tutte le sue fasi, dal disegno all'evaluazione, attraverso di ricerca indipendente. Siamo basati a Ispra, un paese che è al nord dell'Italia, e questo è solo uno dei 6 centri del Centro Comune di Ricerca che sono in Europa. Ok, che cos'è il registry? Per spiegarvi che cos'è il registry, penso che bisogna prima sapere che cos'è un registro.
E come potete vedere nell'immagine, un registro in realtà non è altro che un contenitore di codici di riferimento o di identificatori. Ho cercato su dizionari appunto di archivistica che cos'è che era un codice di riferimento, e secondo la traduzione sarebbe una combinazione univoca di lettere e numeri utilizzata per identificare una cartella o un elemento, quindi sempre nel mondo un po' diciamo ancora fisico. E quello che è importante è che questo permette sia l'archiviazione che il recupero, che è molto importante per le amministrazioni pubbliche e in generale per tutte le organizzazioni. Questi codici di riferimento possono avere diverse forme, possono essere veramente molto basici, tipo enumerazioni, elenchi, liste, però anche possono diventare molto complessi, gerarchici, per esempio tassonomie, nomenclature, che sono fatti da diverse collezioni, diciamo. E possono rappresentare realmente tutto, perché ormai i codici di riferimento sono... Cioè, c'è bisogno di loro in tutti i settori. E sono consapevole che oggi si parla, siamo nel contesto, diciamo, dei dati geografici, e c'è anche una buona ragione, perché il registro è proprio nato in questo ambiente, però il messaggio è che questa soluzione serve sicuramente per i dati territoriali, però per tutti gli altri settori. Allora, sappiamo che cos'è un registro, e quindi possiamo dire che il registry software, questa soluzione, è un sistema di registri che consente la gestione, la documentazione, la condivisione di questi codici di riferimento attraverso, molto importante, di identificatori in forma di URI persistenti, che sono anche risolvibili, questo lo vedremo più avanti, e in un modo molto ben governato. A parte, come interfaccia web, fornisce un punto di accesso centrale perché umani possano esplorare le etichette e le descrizioni, ma anche possano essere recuperate dalle macchine attraverso i servizi web come le API. E avevamo detto quindi che il registro è un sistema di registri, ma è soprattutto uno strumento di interoperabilità, e qui metto anche l'aggettivo europeo. E Gabriele in realtà mi ha facilitato molto questa slide, perché ha spiegato tutti i principi e anche che cos'è il marco europeo di interoperabilità, e qui voglio mettere anche l'aggettivo europeo, perché non è perché lo diciamo noi, ma veramente siamo stati inseriti dentro di questo del toolbox del marco europeo di interoperabilità per implementare diversi principi di interoperabilità, tra quali la preservazione dell'informazione, la semplificazione dell'amministrazione e altri che vedrete dopo, più tardi nella presentazione. Come è nato il registry? Il registry in realtà è nato veramente di un bisogno. È nato di un bisogno perché nel 2007, quando si è pubblicata la direttiva Inspire, per quelli che non lo sapete, anche se... Vabbè, per quelli che non lo sapete, Inspire è una direttiva che cerca di stabilire una infrastruttura di dati spaziali a livello europeo, basandosi su quelle degli Stati membri. Quindi si tratta di condividere dati e di condividerli in maniera armonizzata, cioè scambiando modelli, dati che hanno dei modelli comuni. E parte di questi modelli sono effettivamente i codici di riferimento, le liste, i valori di lista, no? E allora in questa direttiva vengono tantissime liste che erano in formato PDF o di Eurolex comunque, quindi avevamo bisogno di un sistema prima di tutto che lo digitalizzasse, e un sistema che rendesse pubblico in multilingue questi codici a tutti gli stati membri che dovevano fare appunto l'implementazione. Quindi abbiamo cercato nel mercato che sistema potesse farlo, e al momento abbiamo scoperto che nessun tool, nessun strumento veramente soddisfaceva i nostri requirement, quindi abbiamo deciso di farlo in casa, e mentre lo facevamo abbiamo deciso, i principi di progettazione, diciamo, sono stati molto chiari dall'inizio. Abbiamo deciso di fare un tool che fosse generico, neutrale, perché potesse essere utilizzato da qualsiasi progetto, da qualsiasi amministrazione, da qualsiasi organizzazione, alla fine di tutto, perché siamo convinti che sì, che i codici di riferimento sono utili in tutti gli ambienti. Quindi abbiamo sviluppato questo Inspire Registry, in primo luogo, e dopo attraverso diversi programmi europei di interoperabilità,
come AISA attraverso l'azione ARINA e dopo ELISE, che è appena conclusa, si è finanziato questo tool, si è fatto maturare e adesso nel 2021 abbiamo appena iniziato il programma di interoperabilità e non solo in realtà, del Digital Europe Program. E lì continuerà il sostegno a questo tool attraverso una piattaforma di servizi comuni che ancora ci stiamo organizzando per vedere come funzionerà. Approfitto qua un attimo per fare un parentesi e dirvi che alla fine della presentazione ci sarà il link a una open call, a una gara aperta, e appunto che ha a che vedere con la continuazione e la sostenibilità di questo registro. Se siete interessati potete vedere i dettagli lì. Allora, come dicevamo, è nato, cioè abbiamo prodotto il registry in casa, al JLC, e per costruirlo avevamo dei principi chiari, ci siamo ispirati, abbiamo studiato un po' la situazione di quello che era buono fare, diciamo le best practices, e abbiamo preso molta ispirazione del mondo dei dati vincolati, di linked data, e anche del mondo della gestione documentale e degli organismi di standardizzazione, particolarmente W3C e ISO. E ci siamo ispirati tantissimo dello standard ISO 19135 su registrazione di elementi geografici, e questo è solo un riassunto degli elementi che il registry implementa, e solo per staccare un paio perché verranno dettagliati più avanti nella spiegazione della mia collega Manuela. I principi sono effettivamente che utilizza ruoli, responsabilità e procedure ben definite e che non si elimina niente dal registro. Tutto quello che è inserito, anche se diciamo dopo un po' non è più valido, rimane perché è importantissima la tracciabilità in questo sistema. Un registro alla fine è un archivio e è importante tenere traccia di tutto quello che si inserisce dentro. Ok, per chi è e per che cosa è utile il registry? In realtà, come ho già detto, il registry è utile, io direi, per tutti e in particolar modo per le pubbliche amministrazioni. Aiuta a cose realmente molto basiche, ma che ancora danno tanti dolori di testa, se si può dire così, e in realtà aiuta a essere più efficiente e più efficaci. Evita, anche se molto banale, a evitare tanti errori di origine umana, per esempio quando si tratta di compilare moduli online. Anche aiuta a facilitare la internazionalizzazione delle interfacce, e questo è particolarmente importante nel contesto europeo e sicuramente anche in quei paesi, in quelle regioni dove convivono più di una lingua. E questi due elementi sicuramente già garantiscono un'interoperabilità a un livello tecnico, sintattico, però soprattutto non bisogna dimenticare che il registry permette di garantire l'interoperabilità semantica, anche come aveva spiegato Gabriele, perché non solo si condivide il codice, ma si condividono anche le definizioni e le descrizioni. E addirittura in certi formati, che più tardi spiegherà Emanuela, come l'RDF XML, sono veramente ben adatti a cristallizzare perfino relazioni tra i termini, tra i codici. Quindi è veramente uno strumento di interoperabilità semantica. E l'ultimo beneficio è che più si usano questi dati di riferimento, più acquistano valore. Quindi da qui in realtà quasi vi chiederei di dare se avete bisogno di utilizzare delle liste, degli elenchi, guardate chi potrebbe farle, evitare di rifare la ruota, quello è il messaggio, e di riutilizzare sempre gli stessi. E finalmente, dopo Emanuela continuerà, chi sta utilizzando il registro in questo momento? Abbiamo voluto rappresentarlo in questa mappa dell'Europa, in giallo potete vedere gli implementatori del registro 1.3. E in Italia compare in verde perché siamo molto contenti di essere in questo evento anche per vedere esattamente come viene utilizzato il registry.2. Siete i primi in utilizzarlo e siamo veramente contenti. L'idea di continuare a crescere anche sotto Common Services Platform e anche andare oltre l'Europa. Quindi a partire di qua lascio la parola a Emanuela. Grazie. Grazie Lorena e buongiorno a tutti.
Io sono la programmatrice, una delle due, dei due programmatori dei registri, assieme con un altro mio collega Daniele Francioli. E per noi due vorrei presentarvi quello che abbiamo fatto insieme per i registri, per il software. E vorrei tantissimo ringraziare ad Antonio che ci ha aiutato tanto in trovare delle nuove funzionalità, dei piccoli bug da risolvere per i registri. Intanto vorrei presentarvi quello che la versione 1.3 portava all'utente. Aveva sempre la gestione multilingua, aveva tutti i formati disponibili che abbiamo anche adesso nella versione 2.0, come JSON, XML, RDF e anche un formato poco, diciamo, meno utilizzato perché è il formato dell'ISO 19135. Avevamo l'interfaccia utente pubblica pronta all'uso e personalizzabile, dove potevi mettere diversi field, diversi campi a ogni registro che volevi, e la guida per gli utenti, amministratori e sviluppatori. Alla versione 1.3 abbiamo aggiunto, portando la versione 2, abbiamo aggiunto delle notevoli nuove caratteristiche, come la prima più importante è l'interfaccia utente di gestione degli item, che facilizza l'aggiungere degli utenti e dei gruppi. L'interfaccia è user friendly, si può utilizzare molto facilmente, guardando indietro adesso è molto molto meglio. Stiamo seguendo il workflow dell'ISO 19135 per integrare i codici e anche dei ruoli del sistema. Abbiamo le API REST che sono integrate e conformi all'iniziativa dell'OpenAPI. Abbiamo una facile esportazione dei dati e indicizzazione che è fatta in Solr. Abbiamo anche una procedura guidata di installazione che puoi iniziare da capo a installare i registri da capo da zero, oppure puoi migrare i dati dalla 1.3 così come Antonio ha fatto, a migrare i dati dalla 1.3 alla 2. Abbiamo aggiunto anche una funzionalità che puoi iscriverti al feed RSS e ricevi le notifiche ogni volta che qualcosa è stato aggiunto o modificato nei registri. E abbiamo anche il formato ROR che facilizza la federazione che vediamo più avanti. Come funzionano i registri? I registri offrono un'interfaccia pubblica all'utente. Come vedete in questa pagina, in alto a destra c'è un drop-down menu che ti offre la possibilità di scegliere la lingua. Per i registri siamo fortunati perché abbiamo 23 lingue. E quindi tutti in Europa possono utilizzarlo e vederlo nella loro stessa lingua. Abbiamo una casella di ricerca che già solo inserendo un testo cerca in tutti gli item del registry e ti dà i risultati. Ogni item ha un ID, cioè un Persistent URI, come vi diceva anche Lorena, che è lì e non cambia mai, che si può utilizzare sia nei documenti e sai che sarà sempre risolvibile, oppure tanti dei member state della Commissione europea lo usano nei metadati per taggare diverse cose. Ogni item ha dei field customizzabili come label, definition, description o altri. Ha uno stato che ti fa vedere il ciclo di management dell'item, che lo vediamo più avanti come è fatto, ti offre i formati come RDF, JSON, Atom, CSV, piuttosto che ISO 19135, e di sotto c'è una tabella di sottotipi dell'item che stiamo guardando, che può avere sia può puntare sia a item esterni, che non sono governati da noi, ma che li puntiamo solo e la gente può trovarli più facilmente, oppure dei item interni che cliccando arrivi a una pagina uguale a questa che vediamo adesso con tutti i dettagli dell'item.
Dietro le quinte, vi posso dire che nell'interfaccia utente della versione 2.0 abbiamo facilizzato la gestione degli utenti. Quindi ogni utente ha la sua pagina di profilo e se è registry manager, che è anche l'amministratore del sistema, può aggiungere dei item, può aggiungere degli utenti e assegnargli diversi gruppi. Per i gruppi abbiamo utilizzato dei ruoli che arrivano dalla normativa ISO 19135 come Submitting Organization, Control Body e Register Manager. E ognuno di loro, una volta che ti si è stato assegnato un ruolo, vedi un sistema diverso, nel senso che vedi delle pagine diverse specifiche al tuo ruolo, così come Submitting Organization ha la sua dashboard per vedere le azioni che le ha fatte. Anche Control Body ha la sua dashboard diversa per vedere le azioni e con i bottoni che sono specifici al suo ruolo, con le azioni che può fare. Il Registry Manager ha anche una dashboard che, vediamo più avanti in questa slide, vediamo quello che fa ogni ruolo. Per esempio, la Submitting Organization inizia il suo lavoro su un item, inserisce l'item, lo tiene in bozza finché pensa: ok, adesso l'item è pronto, lo posso mandare più avanti al control body, e quindi diventa l'item cambia lo stato da bozza in proposto e lo manda al control body. Il control body, come abbiamo visto nella slide precedente, aveva diverse azioni. Cosa poteva fare sul item o elemento inserito nel sistema? Poteva accettarlo. E quindi l'item andava avanti al prossimo ruolo nel workflow, poteva non accettarlo o poteva accettarlo ma richiedere delle modifiche al Submitting Organization. E così il workflow va avanti e indietro finché il control body accetta l'elemento e lo manda avanti al register o register manager per pubblicarlo, quindi il ruolo di register o registry manager è solo quello di pubblicare l'item, l'elemento. Il ciclo di vita dei codici di riferimento o elementi sono indicati in questa slide, quindi un item, una volta che è entrato nel sistema, come diceva anche Lorena, non può essere mai cancellato, può solo cambiare stato. Questo vuol dire se l'item che è stato aggiunto, che è in uno stato valido, che è quello che lo vede l'utente dall'interfaccia utente dei registri, può fare una revisione, quindi modificare uno degli elementi che li ha, piuttosto che può superare l'elemento se l'elemento pensa che non è più valido e ha un successore, diciamo che un item si splita in due, oppure da un item diventano anche i tre elementi, lo supera, quindi questo elemento avrà un successore. L'elemento che è superato può essere ancora utilizzato e anche il successore. Lo stesso elemento valido può essere invalidato, quindi invalidato da un altro elemento. In questo momento l'elemento che ha lo stato invalido non è più raccomandato di utilizzarlo, ma dovresti, diciamo, utilizzare l'elemento che è il successore. E come dicevamo che l'item non può essere cancellato, può essere solo ritirato. L'item resta nel sistema, ma cambia lo stato e non dovresti più utilizzarlo perché non è più valido, diciamo. Ma se è stato utilizzato nei documenti, è comunque trovabile nel sistema e riesci a vedere tutti i dettagli dell'item. Dove troviamo i registri? I registri li troviamo su una piattaforma, si chiama JoinUp, che è una piattaforma collaborativa europea per condividere soluzioni di interoperabilità, e lì troverai anche un link alla GitHub, dove l'abbiamo messo dall'anno scorso, dove i registri, diciamo che è un progetto open source per favorire la creazione di una comunità che ci aiuta a migliorare e mantenerla. Siamo molto contenti di averla messo lì, di aver messo la soluzione là, perché abbiamo trovato tanti utenti che ci hanno aiutato a portare dei miglioramenti, a trovare dei piccoli problemini e risolverli insieme.
Sempre per i registri abbiamo creato un tool di federazione dei registri che mette insieme tutti i registri che Lorena vi faceva vedere prima, che sono stati utilizzati diciamo in Europa per adesso. Sono stati registrati su questo banco di prova che registra queste estensioni nazionali dei modelli di dati in un unico posto. Quindi tu potresti arrivare su questa pagina e cercare un item che ti serve. Se lo trovi in uno dei registri di qualsiasi paese, tu in quel momento sai che puoi utilizzare quel link, perché sai che è persistente e non devi pensare di aggiungerlo al tuo sistema. Se invece non lo trovi, allora in quel momento l'item si può aggiungere al tuo sistema di registri. Il registry software offre anche un formato che noi lo chiamiamo ROR, che facilizza l'aggiungita dei registri a questa federazione dei registri, e nei prossimi mesi anche questo progetto sarà rilasciato come open source su GitHub. Link utili, se volete cercarci, ci trovate su JoinUp, come dicevo prima. Anche questo è il link per la GitHub. Best Practice, la Register Federation, se volete vedere com'è. E, la call di cui la mia collega Lorena vi parlava prima ha questo link qua di sotto. Lorena, se vuoi aggiungere qualcosa? No, penso che hai fatto molto bene. Penso che anche per l'orario è buono che Antonio continui. Grazie, grazie a tutti. Perfetto. Grazie, grazie a entrambe. Chiedo ad Antonio di attivare la sua webcam e avviare la sua presentazione. Grazie. Allora, grazie Sabrina, grazie Lorena ed Emanuela e buongiorno a tutti. Come ormai solito, diciamo, nei webinar precedenti, quest'ultima parte è dedicata a vedere poi operativamente come abbiamo implementato quello che è stato raccontato nelle presentazioni precedenti. Però partirei, giusto per creare un collegamento con i due webinar precedenti, da alcune slide che abbiamo già visto in quei webinar, dove abbiamo evidenziato l'importanza di utilizzare vocabolari controllati. Nel primo webinar abbiamo parlato di migliorare la qualità dei metadati, e migliorare la qualità dei metadati significa appunto evitare quanto più possibile il testo libero, come evidenziava anche Lorena, per evitare gli errori che gli umani possono comunque fare, e utilizzare quindi vocabolari controllati che in Inspire, che utilizza gli standard ISO, sono le liste, gli elenchi di codici definite proprio negli standard ISO, oppure i registri appunto pubblicati nel registro centrale Inspire o nelle estensioni nazionali che vediamo oggi. Nel secondo webinar poi abbiamo parlato di come integrare e rendere interoperabile il catalogo nazionale dei dati territoriali con il catalogo nazionale dei dati aperti. Abbiamo visto che questi due cataloghi fanno riferimento a due standard diversi di metadati, e abbiamo visto come è stata creata, è stata definita e pubblicata la specifica GRDKP proprio per collegare questi due mondi. E in questa attività è stato necessario anche definire una relazione tra i vocabolari controllati che vengono utilizzati in questi due ambiti. Quindi qua c'è l'esempio dei temi, per cui per DKTP, che è lo standard di base per i dati aperti, quindi non geografici, si utilizzano i temi definiti nella specifica di DKTP, appunto, e per Inspire invece si utilizzano i temi definiti da Inspire. È stata creata in quell'attività una corrispondenza tra queste due classificazioni, quindi un tema Inspire è stato associato uno o più temi DKTP, e qui vedete alcune delle corrispondenze, quindi dei mapping che sono stati fatti in quella attività. Quindi parlavamo di vocabolari controllati che vengono utilizzati in queste attività, è stato detto già abbondantemente, ma qui in questa slide è calato nel diciamo nello scenario nazionale. Perché utilizzare i codici?
Se fate una ricerca sul catalogo nazionale nei metadati, vedete che c'è l'esempio delle licenze, siccome anche se è raccomandato l'utilizzo dei vocabolari controllati, è un metadato a testo libero, vedete che le amministrazioni o chi gestisce, diciamo, dati e servizi nei metadati indica la stessa licenza, quella che dovrebbe essere la stessa licenza, con diverse terminologie. Se Ovviamente, e quindi questo diciamo, rende più complicata l'attività da parte degli utenti finali perché hanno difficoltà poi a trovare tutti i risultati che teoricamente dovrebbe poter trovare. Utilizzando invece di questo termine il codice relativo, che in questo caso ovviamente è quello definito dal Creative Commons, questo facilita sia l'amministrazione perché non deve inventarsi termini propri per indicare quella licenza e facilita, come dicevo, la ricerca da parte degli utenti perché sicuramente troverà tutti quei dati che sono disponibili sotto quella licenza. La stessa cosa, per esempio, per il titolo del dataset, il nome del dataset, voi vedete che lo stesso dataset è chiamato in modo diverso da diverse amministrazioni, diversi titolari di dati e servizi. Anche in questo caso, ovviamente, l'utilizzo di un codice risolverebbe e supererebbe queste criticità di diversi termini utilizzati nei metadati. E poi c'è l'esempio classico, che poi è stato citato in precedenza anche più volte, è quello del multilinguismo. È chiaro che se in un metadato inserisco un termine solo in italiano, gli utenti che non sono italiani avranno difficoltà a capire e a interpretare quel termine. Se invece utilizzo un codice, quel codice è presente in un sistema di registri, quindi un registro che fornisce quell'elemento anche in più lingue, allora anche in questo caso l'utente è facilitato nella ricerca e nell'utilizzo dei dati. A questo, come si è detto già abbondantemente, risponde il sistema di registri. Adesso lo vediamo poi in dettaglio nella demo alla fine della presentazione. Questa sarà la nuova versione del sistema di registri Inspire Italia, che ovviamente sostituisce l'attuale versione 1.3 e che sarà disponibile online nei prossimi giorni. Rispondo ovviamente allo stesso indirizzo su cui è disponibile l'attuale versione. Anche nel piano triennale, che è stato poi citato e descritto abbondantemente da Gabriele, c'è nel piano 2019-2021 c'è una specificazione che è legata proprio al sistema di registri, che è quella della definizione dei ruoli e delle procedure per le amministrazioni pubbliche per contribuire a popolare e a pubblicare i propri registri, le proprie tassonomie, le proprie nomenclature in questo sistema centrale. Ed è prevista in questa azione del piano triennale il rilascio, la pubblicazione di una guida operativa da parte di Agid che, visto che adesso abbiamo lo strumento grazie a GRC e all'azione RISE, possiamo definire, possiamo pubblicare per tutte le amministrazioni in modo che sia chiaro come utilizzare questo strumento e come procedere a pubblicare le proprie risorse intese come vocabolari, tassonomie, eccetera. Lo diceva già Gabriele all'inizio, la nuova versione ovviamente saranno presenti ovviamente registri già pubblicati nella attuale versione, nella versione attualmente in produzione. A questi abbiamo aggiunto alcuni nuovi registri, che poi vedremo dopo nella demo, e praticamente questi registri sono di diverse tipologie che, come indicava Lorena, possono essere semplici liste di codici, oppure gerarchici, oppure che fanno riferimento a codici esterni. Un'attività che credo stiamo facendo in Italia, ma è un'attività sperimentale, diciamo, all'atere, che però è possibile perché possiamo farla utilizzando il sistema di registri e quindi questo strumento sviluppato da JRC, è quello di creare delle corrispondenze tra termini che vengono utilizzati in ambiti diversi. Si è detto abbondantemente nelle presentazioni precedenti che questo è uno strumento
che nato diciamo in riferimento all'informazione geografica Inspire e alla gestione dei registri collegati a Inspire, però può essere utilizzato anche in tutti gli altri domini, come evidenziava all'inizio Gabriele. In questi domini capita che vengono utilizzati gli stessi termini per dire ed esprimere concetti diversi, oppure lo stesso concetto può essere espresso in ambiti diversi con termini diversi. Su questo c'è uno specifico standard ISO che è il 19146. Abbiamo visto che lo strumento segue il workflow e le procedure stabilite e definite dal 19135. Noi stiamo, utilizzando anche questo ulteriore standard che consente appunto questa corrispondenza tra termini e concetti per definire dove quei termini sono utilizzati, in quali ambiti sono utilizzati e con quali significati. Lo standard, come vedete nella slide, definisce anche delle relazioni sia tra i termini che tra i concetti. E indica che deve essere indicato un dominio in cui i domini in cui questi termini vengono utilizzati. Detto questo, adesso vediamo anche un'applicazione di questo standard che abbiamo fatto in un registro di corrispondenze che però è già disponibile nella versione attualmente in produzione. Adesso vedremo come funzionerà il nuovo sistema di registri e come quelle funzionalità che sono state descritte nelle presentazioni precedenti poi sono state implementate nel sistema di registri italiano. E quindi vedremo come funzioneranno i ruoli, le varie tipologie di registri che sono già presenti, che possono essere presenti e pubblicati nel sistema, come si può creare e si può aggiungere un item, quindi un nuovo elemento ai registri inseriti dal manager, dal gestore del sistema di registri, e come è possibile poi da parte degli utenti tutti la ricerca. Lorena diceva che la ricerca è possibile sia dall'interfaccia, Emanuela evidenziava che la ricerca è possibile sia da web, da interfaccia, che tramite API, quindi vedremo come questa ricerca può essere effettuata. Adesso interrompo la presentazione e condivido lo schermo. Datemi un cenno che vedete lo schermo. Chiedo a Sabrina. Sì. Ok, allora quindi questa sarà la nuova versione del sistema di registri Inspire Italia. Come vedete, anche per il sistema di registri abbiamo un identificatore, quindi un codice che adesso questo è temporaneo, ovviamente sarà identico a quello attualmente in produzione, c'è un'etichetta, c'è una descrizione e a proposito dei ruoli, ovviamente. Trattandosi di sistema di registri, abbiamo il ruolo che è gestore del sistema di registri, che come è stato detto all'inizio, in questo caso è l'Agenzia per l'Italia Digitale. E poi qui troviamo praticamente l'elenco dei registri attualmente pubblicati, alcuni dei quali, quindi 8 su 12, se non vado errato, sono già disponibili nella versione attualmente produzione e 4 sono nuovi. Parlavamo di diverse tipologie di registri, per esempio il registro dei dati di interesse generale che riporta praticamente l'elenco dei dati di interesse generale che sono state definite nell'allegato 1 delle regole tecniche per i metadati del repertorio. Vedete che è un registro con un elenco di codice semplice, quindi non gerarchico. Per cui qui abbiamo gli elementi contenuti che riprendono ovviamente quelli definiti dalla norma e poi per ogni elemento, se apro, anche in questo caso ci sarà il codice, è indicata qual è l'ultima versione. Nel caso in cui questo elemento, questo item è stato modificato
anche in più versioni, ovviamente c'è tutto il versioning e quindi è possibile vedere poi come è cambiato nel tempo questo elemento, ma questo vale anche per il registro. C'è un'etichetta, c'è una definizione e lo diceva Emanuela nella sua presentazione, praticamente ci sono degli elementi che sono comuni a tutti, codice, etichetta e definizione. Ci sono elementi che possono essere personalizzati per ogni registro e per ogni item. In questo caso noi abbiamo aggiunto il tema Inspire e la categoria ISO, proprio perché nell'allegato 1 del decreto del repertorio, nella nuova versione, al dato di interesse generale viene associata ed indicata anche vengono indicati anche il corrispondente tema Inspire e la corrispondente categoria ISO. Questo è anche utile in fase di documentazione dei metadati perché l'amministrazione, quando sta documentando praticamente quella tipologia di dato, sa già quali temi Inspire e quale categoria ISO inserire nei metadati e questo ovviamente facilita la classificazione e quindi anche in questo caso, come abbiamo detto in precedenza, facilita la ricerca perché la classificazione ovviamente è quella comune a tutte le amministrazioni. Un esempio invece di registro gerarchico è quello degli oggetti territoriali del database geotopografici, che come sapete già nelle specifiche tecniche questo database geotopografico è strutturato ed è definito in forma gerarchica, per cui abbiamo uno strato a cui possono appartenere, appartengono più temi e poi a ciascun tema appartengono più classi. Poi per ogni classe abbiamo gli attributi e per gli attributi abbiamo anche le liste di codice utili per documentare quegli attributi. Questa è un'attività ancora in corso che stiamo comunque completando perché poi come per chi lo conosce, praticamente il database geotopografico, quindi la specifica tecnica, è abbastanza complessa e include tantissimi, numerosi elementi. Ed è un'attività che stiamo facendo con il collega Leonardo Donnaloia, che è un esperto di dominio perché si occupa della standardizzazione, quindi della definizione del data model, del database geotopografico e di tutte le altre tipologie di dati che sono collegate al database o base dati che sono collegate al database geografico come il SINFelpL che citava Gabriele all'inizio. Dico esperto di dominio perché ovviamente quello che bisogna evidenziare è che questi registri, cioè non è pensabile che Agid pubblichi e gestisca tutti i registri insomma, che possono essere disponibili. Ma è necessario che il titolare di dominio, quindi l'esperto di dominio che gestisce e produce quell'informazione, contribuisca alla pubblicazione, alla creazione del registro e quindi alla manutenzione del registro stesso. Dicevo, registro gerarchico, in questo caso vedete come primo livello, per chi riconosce gli strati, definiti nella specifica tecnica del database geotopografico. Se clicco sullo strato, ovviamente ci sarà il codice dello strato, la versione, l'etichetta, la descrizione dello strato, lo stato che indicava Emanuela, in questo caso è valido, e all'interno di questo collegato allo strato, ovviamente ci sono tutti i temi che appartengono allo strato. Se clicco ovviamente sul tema, anche in questo caso avrò gli elementi informativi relativi al tema e poi avrò le classi, le singole classi che appartengono al tema. In questo caso, per esempio, come campo personalizzato, diciamo attributo personalizzato, abbiamo aggiunto altro ID proprio perché nelle specifiche tecniche del database geotopografico, oltre al codice numerico, c'è anche un codice alfanumerico che è questo che vedete per questa classe. Ritornando di nuovo all'elenco dei registri, un'altra tipologia di registro praticamente, questo è uno dei nuovi registri che abbiamo aggiunto, che è il sistema di riferimento spaziale
che è utile per documentare il relativo metadato nel repertorio ed è praticamente un elenco di sistemi di riferimento che è basato sulla nota IGM, che ha pubblicato IGM relativi quindi ai sistemi di riferimento utilizzati in Italia. In questo caso, dov'è la differenza con gli altri registri? Che siccome questi elementi sono già definiti in un altro vocabolario controllato, che è gestito da FSG, la regola, come si evidenziava prima, è quella di non creare un nuovo codice per un oggetto che già esiste e che è già stato codificato in un vocabolario o in un registro già pubblicato, ma è quello di utilizzare il codice disponibile in quel vocabolario ufficiale. E infatti, se per esempio clicco su uno dei registri, mi rimanda praticamente, beh, adesso non lo vedete in questa forma, ma è un XML del PSG che fornisce tutte le informazioni praticamente relative a quel sistema di riferimento. Ritornando di nuovo all'elenco dei registri, un altro esempio questi che abbiamo visto finora sono tutti sistemi. Sono tutti registri che comunque in qualche modo gestisce Agid perché o sovrintende alla manutenzione delle specifiche tecniche, come il caso del database topografico, oppure è direttamente titolare, diciamo, come dicevo prima, del dominio, nel caso per esempio dei dati di interesse generale, generale perché il repertorio è di titolarità di Agid. Ci sono degli esempi, già degli esempi di amministrazioni titolari di alcuni registri. Uno di questi, che era già pubblicato, diciamo, nella versione attualmente in produzione, è il registro delle DUG, denominazioni urbanistiche generiche, che poi sarebbe la parte che è unita al nome della strada, diciamo che il comune nella strada forma l'omonimo. Ed è quello che Istat praticamente pubblica ufficialmente, per cui qui trovate tutte le tipologie di DUG che praticamente sono gestite da Istat. In questo caso, sempre parlando di ruoli, vedete che è specificato chi è il gestore del registro, chi è il proprietario del registro, e eventualmente potrebbe essere anche il punto di contatto per la gestione e per le segnalazioni sul registro. Un altro esempio è l'elenco e il registro delle stazioni permanenti della rete dinamica nazionale, anche questo è un nuovo registro e questo è collegato per esempio al decreto sul sistema di riferimento spaziale nazionale, che è un decreto pubblicato sempre il 10 novembre 2011, e in questo caso diciamo il gestore, quindi il titolare del registro, è l'Istituto Geografico Militare. In questo caso vedete che ci sono diversi campi personalizzati perché c'è l'etichetta che si riferisce in genere e corrisponde alla località. Poi c'è lo stato in cui si trova la stazione permanente, perché ci sono casi in cui la stazione permanente che contribuisce comunque alla rete dinamica nazionale è disponibile in un paese diverso dall'Italia. E poi ci sono le coordinate e ci sono tutte le informazioni richieste, diciamo, per questo sistema di registri. E poi abbiamo l'esempio del sistema, il registro degli elenchi di codice di protezione civile, che è appunto gestito dal Dipartimento della Protezione Civile, e questo dà ancora un altro elemento, fornisce un altro elemento perché questo è un esempio di estensione di un registro Inspire. Abbiamo detto che l'obbligo di pubblicare il registro e quindi gli elenchi l'estensione agli elenchi di codice definiti in Inspire è inserita, inclusa e stabilita da un apposito regolamento. E in questo caso c'è proprio l'esempio di estensione, per cui queste due
item che vedete sono già presenti nel registro Inspire con queste informazioni che sono associate, il Dipartimento di Protezione Civile ha esteso, ha aggiunto quindi all'elenco di al registro sugli elenchi di codici di Inspire questi tre elementi che vedete, proprio perché sono utilizzati nella produzione di dati della protezione civile e possono essere utilizzati, ovviamente una volta definiti in un registro nazionale, anche eventualmente da altri paesi. Si diceva di multilinguismo, ovviamente noi in Italia non abbiamo le 23 lingue che citava Emanuela, perché ovviamente probabilmente non sarebbe utile nel contesto nazionale, ma abbiamo previsto le quattro lingue che sono parlate in Italia, che a regime saranno disponibili, diciamo, tutti gli elementi saranno disponibili in queste quattro lingue. Al momento potete trovare praticamente la descrizione e l'etichetta dei registri sia in italiano che in inglese. Dove non è disponibile la traduzione, ovviamente viene reso disponibile l'elemento descritto in italiano. Scusate, controllo. Allora, chiedo a Sabrina magari di dirmi il tempo perché non riesco a vederlo avendo lo schermo condiviso. E adesso vediamo come invece un'amministrazione potrebbe... Mancano ancora una decina di minuti, Antonio. Ok, grazie. Vediamo come una amministrazione può utilizzare questo strumento per inserire i propri registri, i propri vocabolari, le proprie tassonomie. Questa è l'home page, diciamo, del management tool, quindi del tool di gestione dei codici. Ovviamente in questo caso è vuoto perché non ci sono elementi in sospeso, nel caso in cui ci fosse un'azione che è ancora da finalizzare, ci sarebbe l'elenco. Ovviamente in questo caso io ho un'utenza che prevede, quindi da amministratore, per cui come vedete nei tab, vedete tutte le tipologie di ruoli che sono possibili, quindi la Sub-Meeting Organization, che sarebbe l'organizzazione proponente, il control body, quindi con l'organo di controllo, il register manager, cioè il gestore del registro, e il registry manager, cioè il gestore del sistema di registri, quindi del sistema informativo, che in questo caso è Agid. Ovviamente poi a ciascun utente viene assegnato il ruolo che è opportuno assegnargli, nel senso che a un'amministrazione gestore del registro sarà register manager e potrebbe essere Sub-Meeting Organization se deve modificare ovviamente le informazioni di quel registro. Il control body, inizialmente, almeno in questa fase, è rappresentato dalle tre amministrazioni, diciamo, che sovrintendono all'implementazione della direttiva Inspire, e cioè Agid, ISPRA e il Ministero della Transizione Ecologica. Andando nel contenuto, qui vediamo praticamente le form che è possibile utilizzare per modificare il contenuto degli elementi presenti nel sistema di registri. In questo caso questa pagina è quella relativa al sistema di registri e quindi può essere modificata solo dal registry manager. E qui vedete gli stessi registri che poi abbiamo visto nell'interfaccia di pubblicazione che vedono tutti gli utenti. In questo caso, se per esempio vado sul registro dei dati di interesse generale per il repertorio, io potrei eventualmente modificare uno di questi elementi. Una cosa che volevo far vedere era praticamente il discorso sugli stati che faceva Emanuela. Come vedete, il primo elemento di questo registro è nello stato ritirato. Questo significa che nella revisione che è stata fatta all'allegato 1 del decreto del repertorio, quindi come dicevo prima, quello che definisce l'elenco di dati di interesse generali, questo elemento, quindi questa tipologia di dato non è stata più ritenuta valida e quindi nella specifica pubblicata non la trovate più. Ovviamente
Ovviamente nel registro deve essere mantenuta per il discorso che si faceva prima, però è nello stato ritirato, quindi questo significa che non è più valida e che ovviamente non deve essere utilizzata. Gli altri elementi vedete che è nello stato, sono nello stato valido, per cui vedete, cioè sono quelli che possono essere utilizzati. Ovviamente ce ne sono altri ritirati, come vedete. C'è un'altra la funzionalità di structure, di struttura, che praticamente è possibile solo per il registry manager. Ovviamente chiedo a Emanuela dove dicessi praticamente qualcosa di sbagliato di correggermi. La structure consente al registry manager di impostare quei campi aggiuntivi oltre a quelli già presenti di default, per cui per esempio licenza, punto di contatto, eccetera. Io potrei aggiungere tutti i campi che sono necessari per quel registro o per quel singolo item che devo inserire poi nella parte di contenuto. Andando a vedere come può essere aggiunto, prendo questo di protezione civile perché abbiamo lasciato volutamente, diciamo, un codice non già inserito, quindi io potrei praticamente aggiungere un nuovo elemento a questo secondo livello del registro, per cui utilizzo la funzionalità di aggiunta di un nuovo elemento. Come vedete, la prima parte dell'URI è già costruita. Devo solo indicare l'ultima parte dell'URI, quindi del codice, che è quella specifica dell'elemento che sto creando. Un'altra cosa che potrei in alternativa fare è indicare se è un valore esterno. Vi facevo l'esempio del registro dei sistemi di riferimento, in quei casi sono tutti valori esterni perché sono definiti in un altro registro, per cui nel caso in cui voglio aggiungere un elemento che però è già codificato da un altro registro, un altro vocabolario, posso selezionare questo, posso indicare che è un valore esterno. In questo caso, ovviamente aggiungo un'etichetta. Aggiungo tutto. Adesso lo faccio. Poi la completerò dopo. Volendo, poi si può aggiungere la descrizione, ma non è un elemento obbligatorio. Ovviamente il sistema dice già qual è la collezione, quindi il livello superiore a cui questo elemento viene aggiunto. Successore è quello che diceva Emanuela, per cui se un elemento non è più valido, in questo caso si deve indicare un successore e così via. Si indica il sistema di registri, il registro a cui appartiene. In questo caso lo stato è bozza, come illustrava Emanuela prima, e quindi rimarrà in bozza fino a quando non viene poi inviato all'organismo, all'organo di controllo. Fonte normativa, la metto. Poi ovviamente la modificheremo come è più opportuno e quindi posso salvare questa mia bozza. Se vado poi a, ovviamente se io sono Submeeting Organization, ho attivo solo questo tab Submitting Organization. Come si vede, io posso inviare, ovviamente qua c'è l'azione che è stata fatta su quel registro, posso annullare l'azione nel caso in cui ritengo che non sia opportuno procedere, ma oppure posso mandarla all'organismo di controllo. In questo caso è obbligatorio inserire una brevissima descrizione dell'azione che è stata fatta sul registro. Questo sarà utile anche per gli RSS pubblici, come diceva Emanuela, che danno delle notifiche su tutte le modifiche che viene fatto sul sistema di registri e sul registro, per cui in questo caso metterò aggiunta.
quindi l'invio al control body, all'organo di controllo. Il control body, ovviamente, con la propria utenza, troverà nel proprio elenco di azioni che è stata aggiunta, cioè è stata fatta una qualche modifica a un certo registro. E, come diceva Emanuela, ha tre possibilità: o approva direttamente, diciamo così, come è stata inviata dall'organizzazione proponente la modifica, oppure la approva con ulteriore modifica, oppure la rifiuta perché ritiene che, per esempio, è un elemento che esiste già in qualche altro registro, oppure sa che è stato già codificato e quindi in questo caso la rifiuta. Ovviamente per facilitarci la presentazione facciamo l'approvazione e una volta approvata dall'organo di controllo, il Register Manager trova praticamente un'azione di possibile pubblicazione di quella modifica, la stessa cosa, la stessa azione la ritrova il Registry Manager, che come dicevo è sempre agile, mentre il Register Manager può cambiare, e quindi procedendo alla pubblicazione quel contenuto sarà presente nel sistema, nel registro relativo. E quindi, se non ricordo male, l'ho aggiunto qui. Ecco, questo è praticamente l'elemento che ho aggiunto a questo registro. Una volta aggiunto al registro, ovviamente, anche tramite l'aggiornamento dell'indicizzazione, questo elemento sarà disponibile agli utenti sito sull'interfaccia, diciamo, del web del sistema di registri. Mi sembra che un altro elemento, un'altra informazione importante è che ovviamente in questo caso io ho aggiunto quell'elemento solo in italiano. Posso inserirla e aggiungere, in questo caso per esempio, come vedete, c'è già la traduzione in inglese, per cui voi vedete la lingua principale del sistema di registri e quindi vedete l'etichetta e il valore di quell'elemento nella lingua principale, e si può aggiungere praticamente in questo caso l'etichetta in inglese. La stessa cosa poi si può fare in tedesco, in questo caso non è presente in tedesco, per cui trovate l'indicazione dell'etichetta nella lingua principale e la possibilità di aggiungerla in tedesco, così come tutti gli altri elementi che sono stati impostati per questo registro. E questo per consentire appunto che poi l'utente può avere la disponibilità di registri e di elementi pubblicati nel registro nelle lingue disponibili nel sistema di registri. Sembra di aver detto. Ovviamente l'invito all'amministrazione è che, esistendo adesso lo strumento, nel caso in cui si vogliano rendere disponibili i propri vocabolari, i propri tassonomie e nomenclature, in modo da renderli ufficiali a livello nazionale e poi da essere utilizzati e utilizzabili a livello nazionale, anche dalle altre amministrazioni, ovviamente relativamente alle stesse risorse informative, queste amministrazioni possono contattarci per avviare, diciamo, tutte queste attività che è possibile fare adesso con questo strumento. Come dicevo nella presentazione, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, Agid renderà disponibile una guida operativa su questa che definisce questo workflow che abbiamo presentato nella giornata di oggi e che definirà, diciamo, darà tutte le indicazioni, le istruzioni su come attivarsi e su come procedere per la pubblicazione dei propri sistemi di dei propri registri e dei propri elenchi di codice. Come dicevo, due ambiti di applicazione che abbiamo già sperimentato e su cui stiamo
molto lavorando è il database geotopografico e tutte le specifiche collegate al database geotopografico. C'è un'altra attività che è in corso, che è sempre collegata al database geotopografico, che è quella della definizione di un data model per la pianificazione territoriale urbanistica, e sappiamo che in questo caso, essendo di competenza di diversi soggetti, perché di competenza regionale e poi comunale, diventa molto importante l'utilizzo di questo strumento per condividere codici, etichette, descrizioni e tutti gli elementi informativi con comuni che in quell'ambito hanno, come dicevo, una particolare rilevanza. Se ho tutto quello che. Grazie. Scusami Sabrina, un'ultima cosa. Ovviamente, in alternativa all'utilizzo di queste form che sono disponibili nello strumento, si può praticamente caricare. Quindi caricare i dati attraverso un upload in blocco, nel senso che se io devo caricare dei dati nel database geotopografico, ho la possibilità di fare un'importazione in blocco. Per fare questo devo strutturare un file, quindi invece di aggiungere gli elementi uno alla volta, posso aggiungere direttamente in un'unica volta un file CSV che è strutturato secondo la struttura appunto definita nel registro. Ovviamente per conoscere la struttura c'è una funzionalità di scaricare il template, per cui se vado su template io avrò in questo caso il mio file CSV in cui ho l'intestazione e dovrò aggiungere poi gli elementi informativi, i dati. E quindi una volta strutturato il file e compilato il file CSV, posso aggiungere, diciamo, e caricare i dati in un'unica volta, diciamo, e quindi vederli poi pubblicati. Ovviamente una volta caricato il file CSV, il workflow che abbiamo visto prima è sempre uguale, per cui la Submitting Organization dovrà inviarlo al control body, il control body dovrà approvarli o rifiutarli, e il register manager o registry manager dovrà poi pubblicarli. Grazie, grazie Grazie. Antonio. C'era una domanda di Antonella Negri alla quale ha risposto Emanuela in chat. Chiedo a Gabriele se vuole collegarsi per la conclusione di questo webinar. Siamo arrivati alle 11:30, quindi è quasi ora di salutarci. Vabbè, giusto due parole per ringraziare un po' tutti quanti. Volevo sottolineare l'aspetto applicativo, veramente un ottimo lavoro, un gran lavoro che rende, diciamo, agevole e rende possibile una gestione, specialmente appunto con la versione 2 che si sta appunto implementando, mettendo in produzione, che rende possibile una gestione anche decentrata con le altre amministrazioni, no? Quindi, come Antonio ci ha fatto vedere, ci rende possibile, ognuno gestisce i propri registri, cosa che è come dire, un elemento essenziale in questo ambito. Naturalmente, concettualmente siamo tutti d'accordo sul fatto che questo aspetto di collaborare e controllare è un aspetto molto importante ai fini della interoperabilità, ma siamo altresì tutti d'accordo sul fatto che i principi dell'interoperabilità si basano sui soggetti fisici e che quindi le cose devono essere intellegibili dalle varie persone. Non può esserci una cosa che rimane solo concettuale, teorica e che poi non trova, diciamo, la possibilità di utilizzo da parte delle singole persone, da parte delle singole entità che operano intorno a questi argomenti. Quindi, insomma, ringrazio tutti i partecipanti. Il tema è un tema un po' particolare, evidentemente, insomma, quindi non è una cosa su cui ci si incontra quotidianamente, però noi non ce ne accorgiamo, ma facciamo sempre utilizzo nelle nostre attività sui dati o sui servizi, facciamo sempre utilizzo di cose che in qualche modo hanno a che fare con la semantica e quindi hanno un riflesso con
con i vocabolari controllati. Non ci sono altre domande, mi sembra di vedere, quindi io chiuderei, insomma, diciamo, questo webinar, annunciando appunto che ne è previsto almeno un altro a settembre sulle nuove funzionalità del repertorio che si stanno ultimando in questo periodo. Probabilmente aggiungeremo qualche cosa, vediamo se ci sono le condizioni e attiveremo poi anche dei webinar sul tema degli open data, che appunto fa parte di questo ambito di convenzione conformance su cui stiamo lavorando. Un saluto a tutti e grazie per qualsiasi cosa, avete insomma, i nostri riferimenti e potete insomma, segnalarci qualsiasi curiosità o segnalazione sulle cose che abbiamo detto. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie, grazie a tutti, grazie Emanuele Lorena anche. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie.